So we have another traditional food in Philippines called adobo cuisine. Cuisine. Cioè, devo parlare in italiano, mi sembra. Quindi, adobo cuisine, cioè sono dei calamari freschi delle Filippine, sempre col metodo tradizionale. Perché da queste parti comunque si chiama metodo nativo. Comunque questa di mettere la legna. Quindi sono dei calamari. Cosa ci hai messo? What you add? Se tu mi dai risalto. Seasoning. No, all Salt. the risalto. First is you soup the garlic. Ma prima ovviamente devi mettere l'olio con Tomato. l'aglio, un po' di pomodoro. The very expensive Le cipolle, onion. onion. Poi anche la soia si mette, cipolle, anche le cipolline selvatiche. Poi i calamari, questi calamari sono freschissimi, potete vedere. Quindi queste sono delle seppiette, non dei calamari. Poi gli hanno lasciato l'inchiostro, quindi noi li chiameremmo al nero di seppia e gli avremmo aggiunto un po' di spaghetto. Gli avremmo fatto la pasta, quindi. It's nice also this. Quindi è una maniera abbastanza naturale, diciamo, di cucinare, perché come potete vedere mettono la legna. È come da noi il barbecue praticamente. You can make this also grill. It's very nice. Certo. But we use grill, but it's big. Si possono fare anche al barbecue, così ti passa il tempo e ovviamente tutti sono. Che è anche un passatempo cucinare in questa maniera. Quindi abbiamo spento il fuoco perché è quasi pronto. Come potete vedere, il fuoco adesso va rilento, quindi adesso si va a impiattare perché le seppiette sono pronte, o calamari o seppiette, comunque in inglese si dice squid. Quindi c'è un profumino, poi gli ho aggiunto, cos'è? What is this? Tomato. Ah, ecco, gli ho aggiunto anche pomodorino verde, quindi si va a posizionare nel piatto. Mica you. Vedi, un bellissimo, anche come potete vedere, sono belli da vedere e profumatissimi. Pescati stamattina, vero? They take from the sea. Of course. Very fresh. Pescati stamattina, It's now, stanotte. just now. Ah, adesso. Fresh, Qualche very ora fresh. fa. Very fresh. Super freschi. Ok. You want to try? But no, but it's very hot. Ok, dice che è caldissimo. Vabbè, ma io c'ho il coso. Wow, very nice. Darling. Darling, no, it's not very hot. Che qua sono un po' timidi, diciamo. Mangia, mangia. Buonissimo. Poi, come potete vedere, come al solito, tutte le sere. Vedi? I gecchi che scendono. Vedi? Tutte le sere. Poi Debbie, they asking how is our love story? What you can say?
adesso diciamo non c'è bisogno di una luce. Dai, io mi posso andare. Io voglio assaggiarne un altro, che sono buonissimi, freschissimi, appena pescati. Poi come li cucinare? Sono una leccornia, diciamo. Poi questa è un'altra cosa, una cosa incredibile delle Filippine. Cioè, voi andate nella montagna, c'è una montagna qua che si chiama Monte Apo, e praticamente trovate la frutta e la verdura così, e la raccogliete. Quindi queste sono dal Monte Apo, quindi la trovate, i cavoli, un bel cavolo, che ce lo siamo cucinati a pranzo, tutti i prodotti naturali, e i pomodori, e questa frutta qua che dovrebbe essere la papaya. Quindi tutto raccolto freschissimo dalla montagna, che è praticamente una montagna dove puoi trovare anche i cavoli, cioè una cosa incredibile, perché già hanno le noci di cocco, le banane e il mango, ma adesso anche i cavoli, capito, potete trovare. Cioè, quindi io ho visto le melanzane, ho visto il peperoncino, il peperoncino blu, il peperoncino rosso. Quindi adesso questo mi mancava di vedere, i pomodori. Questo, what is papaya? No, è sayote, you recall. Ah, ecco, questo si chiama sayote. I don't know English. Quindi non è papaya. Però i cavoli, capito? Trovate i cavoli così e li andate e li raccogliete. Capito, una cosa bellissima delle Filippine. Quindi adesso cosa stiamo, what we are waiting? Stand for it. No. Yes. And there is also the baby. Ciao. Così arriviamo agli 8 minuti, perché come sapete, se arriviamo a 8 minuti il video è più per YouTube, per l'algoritmo. Perché se fate i video troppo corti, l'algoritmo non gli piace. Dovete fare video almeno di 8 minuti, dice, su YouTube. Quindi è per quello che a volte mi intrattengo e sembra che il video è lungo, perché per YouTube è meglio il video da 8 minuti. Quindi noi andiamo a mangiare e ci vediamo. Ci vediamo al prossimo video, come al solito, come sempre. Se vi piacciono i nostri video, iscrivetevi. Ah, e poi questa qui è la super luce che uso. Ecco qua, con la super luce. Ciao, ci vediamo alla prossima.